prego per non commuovermi, per favore! Per favore! Per favore! L'abbiamo fatto! Cosina in più, eh? Allora il 77esimo convegno e incontro, non sono neanche dei comizi, sono arrivato, siamo partiti e abbiamo fatto tutta l'Italia, 12.000 chilometri, ed è successo piano piano, è già successo, siamo entrati in un'altra fase che non so come sarà, ma è un'altra fase, è incredibile come anch'io sono cambiato, adesso ne siamo cambiati noi. E siamo cambiati invece di un movimento, siamo un non so che cosa, un'associazione a delinquere, siamo diventati una comunità. Mi sembra, ma veramente uno fa una cosa, c'ho il camper pieno di roba, di cibi, di formaggi, di prosciutti, di roba che io cambio quando vado a fare il pieno di gasolio, lo pago con due... vado a dormire da amici, nessuno vuole i soldi, lui viene gratis, sono tutte persone che tolgono tempo al loro lavoro, alla loro vita, per avere creduto in un sogno, sembravamo dei pazzi all'inizio, ma un sogno così, che deve, ecco, è ormai condiviso con milioni di persone, è fantastico, e sono spiazzati, ancora adesso sono spiazzati, noi stiamo correndo come il mondo sta correndo, questa città ormai è priva di qualsiasi cosa, è priva della giunta regionale, se ne sono andati, il sindaco e i suoi amichetti tra un po' se ne andranno, è andato via anche il presidente della Repubblica, sotto elezioni va 4 giorni dalla Merkel, è fantastico, e anche il Papa non ce l'ha più fatta, è incredibile, sotto, sarà in ostaggio della curia in Castel Gandolfo, ha capito che sta cambiando, la rete sta cambiando, io ho dato fuoco a una miccia, non sono l'artefice di questo, non datemi questo compito, sono pieno nel camper di suppliche individuali che ho raccolto in tutta Italia, suppliche, grido, penso qua, grido, penso il lavoro, mia madre non c'ha le medicine, fai qualcosa, vai, e qui a Roma, dai e vai e rompere il culo, allora io l'abbiamo fatto insieme, e arrivano in tutta Italia, e allora è finita per questa gente, è finita, io arrivo con delle pugnalate nel cuore. Vabbè, ho girato tutta l'Italia e ho visto come si è disintegrato tutto il tessuto connettivo. Siamo pieni di macerie invisibili e non sono solo economiche e politiche, sono macerie sociali, sono macerie di rapporti umani, attraverso città invisibili ormai, senza gente dentro. Arrivo da Ivrea, per esempio, una città che dove c'era l'Olivetti, insegnavamo l'informatica agli americani, all'IBM, 70.000 dipendenti, è bastato un grande imprenditore come De Benedetti, tessera numero uno del PD, è residente in Svizzera, è stato lì 7 anni, da 70.000 dipendenti non c'è rimasto più niente, 18.000 ingegneri non ci sono più, fa una fotocopiatrice, la monta, l'Olivetti monta una fotocopiatrice, una stampante malese, le città vuote, Biella, i tessuti, vuote, i giovani sono andati via pieni di vecchi, i centri delle grandi città, vuoti, e stanno chiudendo esercizi commerciali dopo 50 anni e chiedono a me fai qualcosa, tutti fai qualcosa, ho visto mangiare gli italiani alla mensa della Caritas, non gli stranieri, gli italiani, con il bambino, con la mamma e il bambino con lo sguardo basso, io non riesco a tenere questo carico di dolore da solo. Arrivata da me anche una famiglia di cinesi e mi ha detto Grillo fai qualcosa, non ce la facciamo più neanche noi. E allora
E allora che cosa posso fare? Ho girato, in lungo e largo. E allora siamo arrivati qua. E quando vedo qua, che è Roma qua, è Roma dove li vedete tutti i giorni, li vedete nelle loro macchine blindate, nelle loro, senza contatto, senza più contatto con la realtà, dovrebbero scrivere sulle porte delle auto blu, state per uscire dalla vita reale, sono sconnessi da qualsiasi cosa, non hanno ancora capito che cosa gli sta arrivando, non hanno capito. Nei loro loft, nei loro uffici, fanno i convegni con le loro comparse, vanno in televisione dai loro dipendenti a farsi intervistare e dire tutto il contrario di tutto, a mentire ancora per l'ultima volta. Ed è squallido vedere questa gente qua, ma dobbiamo analizzare questo fenomeno dal punto di vista psichiatrico. È possibile che uno sta di 20 anni, 25 e non sente il dovere di andarsene da solo spontaneamente? È psichiatricamente impossibile. Ed è triste vedermi in televisione accusarmi di qualsiasi cosa. Sono stati un mese dolorosi per me, sono entrati nella mia famiglia, dentro i miei figli, hanno fatto vedere dove abito, il numero civico. E un giorno ero nazista, poi fascista, poi comunista, poi demagogo, poi qualsiasi cosa, contro i negri, contro gli omosessuali e contro le donne. L'ultima che hanno fatto, Repubblica, titoli comitari, io pensavo che scherzassero. Hanno detto che io incito Al-Qaeda a bombardare il Parlamento italiano. Ma come cazzo si fa a dire una roba così? Ho ricevuto 500.000 di email con scritto dai, convincili. Allora, ho detto no, perché tra dopo il 27 ci saremo noi. Quindi, aspetta. E hanno tentato di qualsiasi cosa. Le televisioni dicono, io non do interviste, ho dato interviste a tutte le televisioni del mondo. Sono qua tutte, dalla CNN, alla BBC, i giapponesi, i coreani, i norvegesi, i danesi, sono arrivati da tutto il mondo per vedere questo fenomeno, tranne che le nostre televisioni che continuano a mentire, mettono una telecamera lì, ma non ce la fanno, e vedere questa gente ancora lì, che parla, arringa in televisione, arringa questa gente che ormai non ha più niente da dire, ci vorrebbe qualcuno vicino a loro che andasse lì, li prendesse per la testa e dicesse, è finita, è finita. È finita! Ma perché non glielo dico? Ed è finita anche, in una tristezza infinita! È finita! In una tristezza incredibile! Perché non ne hanno cercato da qualsiasi punto di vista li guardi! Da qualsiasi punto di vista li guardi! Dal punto di vista economico, politico, sociale, democratico! Sono dei falliti! Inizia qualcosa, io non ci sto, più a vedere gente che soffre, che perde lavoro, che si ammazza, e questi qui in televisione con queste facce da culo a prenderci di nuovo per il sedere, cercando di darci soluzioni ai problemi che hanno fatto loro. Basta, devono andare tutti a casa, questo è il nostro uno. Ma prima di andare a casa abbiamo diritto a una piccola rivalsa, un piccolo controllo fiscale su di loro. Loro hanno fatto il redditometro su di noi, faremo il politometro su di loro. No, è semplice, non è difficile. Siamo tutti ingegneri, qui sono tutti ingegneri informatici, incrociamo una cinquantina di dati, chi se ne frega. Prendiamo il patrimonio del politico quando è entrato in politica 20 anni fa. Prendiamo il patrimonio del politico adesso, quando uscirà dalla politica il 27. Poi guarderemo il patrimonio che ha accumulato durante la politica. E se il dato non è questa parola che ci hanno rivolto a tutti, congruo,
e allora avremo diritto di rivalsa, di riprenderci le cose che hanno portato via. Interverrà la magistratura, sarà come abbiamo già fatto, l'abbiamo già fatto a Parma. Non si aspettano mai, li prendiamo sempre in contropiede, non capiscono che cos'è la rete, arrivano sempre il giorno dopo. E allora siamo entrati a Parma, neanche a Parma pensavano che noi riuscissimo a conquistare la giunta a Parma, il comune. Eppure appena entrati, la prima cosa che ha fatto la giunta 5 Stelle di Parma, con un debito di 950 milioni 200 mila abitanti, la prima cosa, il comune si è costituito parte civile e la procura ha aperto un'inchiesta, e un mese fa è stato arrestato il sindaco della giunta precedente e sono stati sequestrati 3 milioni e mezzo di beni. Io non sono venuto a convincere gli ultimi. Non sono venuto a convincere gli ultimi, per l'amor di Dio, non vogliamo dei voti così, a delega. Non dovete assolutamente, ponderate, guardate bene, siate curiosi. Io sono quello che sono da una vita, non sono adesso che faccio politica, io queste cose le dico da 20 anni. E quando mi dicono chi te l'ha fatto fare, è la domanda, chi te l'ha fatto fare, non lo so. Potevo fare il miliardario, come ha detto Gargamella. Gargamella fa dei paragoni strani. Lui dice che è figlio di un meccanico e io sono miliardario, hai capito? Ma il paragone non è così. Doveva dire io sono figlio di un meccanico e Grillo è figlio di un miliardario. Allora poteva farlo. Ma lui è figlio di un meccanico e io ho lavorato e ho guadagnato i soldi col mio lavoro, non da parassita come lui, in politica. Allora, chi me l'ha fatto fare? Chi me l'ha fatto fare? Potevo starmene a casa, sì. Ho i soldi, ma avete fatto fare una vita per 40 anni meravigliosa. Venivo a Roma, riempivo 6, 7, 10 sere il Palasport ed erano spettacoli con tanta gente, e se mi ricordo erano spettacoli a pagamento. Però potevo starmene a casa, sì, e vedere i miei figli, 6 ne ho, 2 andare in Australia, un altro in Nuova Zelanda, potevo starmene lì. Potevano stare lì, avevo i soldi per fare una vecchiaia, ho 65 anni e non mi sono sentito di stare lì e vedere i miei figli, i vostri figli, la gente migliore che deve lasciare questo paese, standomene a casa con le pantofole. Sono uscito e ho detto vi do in cambio qualche cosa, mi sento in dovere di darvi qualcosa in cambio. Ed è la mia attività, una parte della mia vita, una parte del mio lavoro, lo dedico agli altri. Ed è questo il messaggio, è questo il grande messaggio di questo movimento, dedicare un po' del nostro tempo e del nostro lavoro e della nostra vita agli altri, è così che cambiamo il paese. E allora ho fatto questo, mi sono buttato, ho detto cosa faccio oggi? Mi butto nello stretto di Messina e vado a nuoto. Chi ci credeva di nuovo lì? Non ci credeva nessuno che noi potessimo andare in Sicilia e diventare la prima forza politica in Sicilia. Chi poteva crederlo? La mafia, il voto di scambio, i miracoli. No, sì, succedono queste utopie meravigliose. E siamo andati di là, io sono attraversato. La Sicilia, scommettevano che mi veniva un infarto nei primi 500 metri. Sono arrivato di là e ci ho messo 20 minuti meno del traghetto. Allora, sentite queste battute da 77 spettacoli. Io non volevo neanche, no, ed è giusto che faccia questo repertorio perché l'ho replicato e le cose che dico bisogna che rimangano impresse almeno in qualcuno di voi. Siamo andati di là, voto di scambio, mafia, non ho visto né mafia né voto di scambio. Non ci sono più soldi, c'è la crisi, la mafia va dove ci sono i soldi, va dove ci sono i soldi, la mafia guarda. Guarda, adesso si è spostato dal cemento che non tira più, si è spostato al gioco d'azzardo, in internet, si è spostato nelle slot machine, andate a vedere, si spostano sui farmaci contraffatti, dove investi 100 euro e ne porti a casa 500.000, sui farmaci contraffatti, Viagra e Cialis fatti in Cina, state attenti perché vi diventa giallo. Allora, battuta, ma è vero, non c'era la mafia, guardava. Il voto di scambio non c'era e siamo diventati la prima forza politica della Sicilia, con ragazzi meravigliosi, 15, uno è qua, poi ve lo presenterò. Bene,
sono entrati dentro e la prima cosa che hanno fatto quello che hanno detto. La paga era 20.000 euro al mese per i consiglieri regionali della Sicilia, si sono ridotti lo stipendio del 75%, tenendosi 2.500 euro, ha preso la differenza, hanno aperto una partita di giro nel bilancio della regione e con quei soldi li faranno microcredito alle piccole e piccolissime aziende della Sicilia, artigiani, pescatori, agricoli. Da 20 anni, io portavo una macchina nel 95, una macchina davanti ai cancelli a Torino della FIA, che un litro, con un litro faceva 100 km, un litro e mezzo, modificata da due ingegneri tedeschi. La portavo lì e dicevo a quelli della FIA, se non fate questa macchina qua fra 10 anni chiudete. Era il 95, sono stato neanche, non mi hanno neanche permesso di entrare nei cancelli perché c'erano i grandi sindacati, i sindacalisti che sono esattamente responsabili di questo dissesto insieme ai partiti, ma non hanno mai, sono rimasti indietro come organizzazioni mentali. Ma in Germania, ma negli Stati Uniti gli operai e gli impiegati fanno parte della proprietà dell'azienda, è questo il futuro. Il piccolo azionista stanno facendo adesso in Svizzera votano il piccolo azionista, ci sarà un referendum per farlo votare via internet, il piccolo azionista, e stanno facendo una battaglia straordinaria, è la rete che cambia tutto, amici, la rete. Vasella, della Novartis, Vasella, esce dalla presidenza della più grande, una delle più grandi multinazionali farmaceutiche del mondo, e gli danno 10 milioni all'anno per 5 anni per non andare a lavorare dal concorrente. 60 milioni di euro per stare 5 anni fuori e non andare a lavorare. Un hacker ha capito, ha messo la notizia in rete, c'è stata una rivolta popolare degli svizzeri e lui è dovuto andare lì e a dire scusate, non prendo i soldi perché è una vergogna che io prenda questi soldi, e si è scusato con il popolo svizzero. Questa è l'informazione che gira. E allora noi abbiamo questa forbice dei grandi manager che se ne va. Io ho preso due, se vi ricordate io andavo a dire che la Parma era fallita un anno prima, sarebbe bastato un mezzo telegiornale di questi che adesso fanno finta, 5 minuti di avvisare 30.000 famiglie e non avrebbero perso il loro risparmio, zero, invece se li erano comprati tutti. Giravo io, non perché ero più onesto, lo dicevo io perché non mi avevano offerto niente, se mi offerto, no. E allora giravo, compravo due azioni e andavo alla Telecom, di nuovo, disintegrata, un patrimonio meraviglioso, siamo 78esimi come velocità del download, siamo sotto l'Algeria, sotto la Tunisia come velocità del download, non c'è rimasto più niente, ho portato via le grandi aziende che erano dentro, era una società meravigliosa la Telecom, aveva cablato quasi tutte le città con la fibra ottica, non c'è rimasto più niente, un parco macchine, niente, neanche un ape, 100.000 miliardi di immobili, niente, vanno dentro e spolpano, e poi Tronchetti se ne va con 100-120 milioni di euro, lasciando 30-40.000 famiglie da licenziare, siamo questi, allora basta stipendi così, gli stipendi si calcolano prima, si fa una forbice 1-12, non 1-1500, i manager di Unicredit prendono 1500 volte lo stipendio del loro impiegato, basta, 1-12, 12 volte è il massimo che puoi guadagnare in base allo stipendio minore del tuo impiegato, lo porteremo, ma è meraviglioso, ma allora vado al Monte dei Paschi, ve la dico questa, perché è vita mia, vissuta, così. Ma queste cose le ho fatte prima del movimento e adesso è capitato al Monte dei Paschi. Sono andato lì alle 6 del mattino, avevo 4 azioni del Monte dei Paschi, è crollato, ho perso 18 euro. Sono andato lì perché c'era la riunione degli azionisti, mi sono iscritto alle 6 del mattino, sono andato lì alle 6 e ho parlato per primo, mi sono messo la giacca, mi sono